che decideva la lotta, che sviava, planava fin quasi a toccare la superficie del mare calmo di una tavola per poi risalire in alto. Un gabbiano lo affiancò e per un po' gli volò accanto. «Ciao!» gli disse il gabbiano. «Sono Gianni Magnistoli, per gli amici Gio. Che ci fai da questo parco? Sono venuto a prendere il palloncino che mi era sfuggito di mano. Voglio bene, anche se non hai le penne, le ali. Già, non sono un uccello, sono un bambino. Tutti possono volare, basta crederci. Che fai nella vita? Insegno a volare agli altri gabbiani, a difendersi dal vento di mestrale, dalle tempeste, a procurarsi cibo e a capire quando è il momento di planare o di riposarsi sull'acqua. Insegnami a fermarmi a mezz'aria. Voglio vedere cosa succede in quella casa laggiù. Non è possibile, non hai le ali, non puoi remigliare, lascia stare. Insegnami qualcos'altro allora. E lo condussi in alto, sempre più in alto. I pescherecci, le navi sembravano perdute. Ecco, volando in alto potrei vedere più lontano. Volare a mezz'aria è pericoloso. Potresti imbrigliarti al filo di qualche bullone. O peggio, essere ucciso da qualche marchingegno volante. Vola sempre più in alto, ricordalo. Più in alto volerai e più cose potrai vedere. E il gabbiano scomparve nell'azzurro del cielo per raggiungere i suoi allievi gabbiani. Resta ancora quella quota, per lui esagerata. Vedeva i contorni della Calabria e nitidamente lo stretto di Messina e Santa Teresa di Riva. Poi tornò indietro, verso la città, e quando fu sulla piazza, riconobbe tanta gente. Individuò sua madre, che lo guardava soddisfatta e felice. Pensò che in fondo era lei che gli aveva insegnato a volare e che da quel giorno, come gli aveva suggerito il saggio Jonathan, avrebbe osato farlo più in alto, sempre più in alto. Brano che ho appena letto è nata la copertina. Infatti una sera mia mamma manda un vocale dove mi chiede se volevo essere la sua art director per questa nuova copertina e io pensavo scherzasse, poi però parlando era serio e quindi proprio quella sera io mi sono messa a disegnare e da qui è nata la copertina. Infatti sono molto felice di aver contribuito alla realizzazione di questo video.